Si è chiusa questa mattina al Teatro Bucci di San Giovanni la prima edizione di Per un pugno di rifiuti, la trasmissione innovativa sul ciclo dei rifiuti ideata da Valdarno Channel, prodotta da CSI e TB e cofinanziata dalla Banca dell'Etruria. Dopo 22 puntate il percorso si è chiuso con un evento istituzionale diviso in due parti, la prima in cui sono intervenuti vari esponenti politici che hanno raccolto il nostro invito, dal neoparlamentare Marco Donati, l'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli, insieme al consigliere regionale valdarnese Enzo Brogi, l'assessore provinciale Andrea Cutini, per finire coi vari sindaci del Valdarno Aretino. Non solo politici però. Sul palco infatti sono saliti anche rappresentanti delle due aziende che hanno sposato fin da subito il nostro progetto, CSI e TB, che hanno consegnato ai ragazzi una serie di gadget realizzati in materiale rigorosamente riciclato. Nella seconda parte i protagonisti sono stati proprio i ragazzi con le premiazioni delle 12 classi partecipanti, avvenute in ordine di eliminazione. Il momento clou è arrivato durante la premiazione delle due finaliste, i vincitori di Cavriglia e la finalista del Masaccio di San Giovanni. Per questi ultimi sul palco si è materializzata una gradita sorpresa. Cosa è successo? Secondo voi perché c'è anche questo? Due, quindi va Cavriglia e Masaccio. È la risposta corretta? È la risposta corretta! A Mirabilandia la gita, inizialmente prevista come premio solo per la classe vincitrice, ci andranno entrambe le finaliste. Notizia che inevitabilmente è stata accolta con grande entusiasmo. Degna conclusione per un'avventura che senz'altro tornerà sugli schermi di Valdarno Channel.